Oggi si fa una mostra all'interno di una casa di riposo. Qual è la valenza? Ma io credo che sia quella di portare sempre la persona anziana, la persona che magari sta vivendo un percorso diverso, non attivissimo della propria vita, a contatto sempre con quello che è l'ambiente esterno. Mai avere un'idea che l'anziano poi finisca isolato, ghettizzato in un ambiente, ma piuttosto sia vivo. Questo è un fenomeno particolarissimo, quello in cui stiamo stamattina percorrendo questo itinerario di mostra, perché questa particolare casa di soggiorno per anziani ha all'interno ed ha concepito di avere perfino un asilo per i figli dei dipendenti della casa di cura vicina. Questo per favorire, per far capire quanto sia importante questa integrazione fra il bambino, che è l'inizio della vita, e l'anziano che sta concludendo un ciclo di una sua vita, ma ancora bello pieno di interessi, di voglia di vivere, di voglia di essere capace di avere emozioni e di avere una vita attiva. Quindi direi che questa peculiarità, questa specificità di avere una mostra d'arte all'interno di una casa di soggiorno per anziani fa sì che per le persone che sono qui ospiti della struttura vi siano nuovi stimoli per potersi sentire partecipi di una vita certamente ancora attiva, carica di emozioni. Quindi l'anziano per una volta non è, diciamo, alla fine di un percorso, ma nel bel mezzo di un percorso. Assolutamente sì, devo dire che questo è un ambiente particolarissimo, questa casa di riposo è stata pensata come una delle strutture più moderne che esistono in Italia, si avvale di una capacità tecnologica incredibile che si estrinseca fin dall'inizio nella stanza di degenza del paziente, che è assistito con tutti i presidi tecnologici che permettono di sorvegliare la sua salute e di poterlo mobilizzare grazie a tutte le strumentazioni tecnologiche più all'avanguardia. Lei cosa pensa dell'artista Trabuio? Gli piacciono le sue opere? Mi piacciono moltissimo, Leonello è una personalità incredibile. Io lo avevo conosciuto molti anni fa, proprio ospiti insieme di una trasmissione particolarissima di Televenezia. E in quell'occasione Leonello dipingeva. Il suo estro pittorico è incredibile, è un artista che ha una capacità, una velocità di trasmettere alla tela le sue particolari emozioni, che è incredibile. Devo dire che in questo periodo, anche lungo, in cui noi l'abbiamo avuto ricoverato dapprima per un periodo presso il reparto di medicina, poi nel reparto di lungo degenza per poterlo assistere e riuscire a risolvere un drammatico problema che lo affliggeva da anni e che non gli dava la capacità di poter tornare ad essere appieno uomo dinamico qual è. Devo dire che è stato importante ed è stato un mutuo scambio di emozioni da parte nostra, perché ogni mattina ci siamo trovati di fronte a un artista che durante la notte dipingeva in un modo frenetico. E devo dire, forse, ecco, una piccola premessa è che dopo che io l'ho riconosciuto in un letto d'ospedale, la prima domanda che mi ha fatto, non solo dirmi, beh, ma io come sto, che programma di cura posso avere, è stato dire: per favore, trovatemi uno spazio dove poter dipingere. E quindi ci siamo un pochino attrezzati a cercargli un posto dove poter far sì che lui avesse il suo studio e lui ha cominciato in quel momento a dipingere con la sua vena, con il suo estro veramente incredibilmente rapido, in grado di poter, non lo so, star sveglio di notte per dipingere, ma ogni mattina, oltre alle sue battute, ci siamo trovati di fronte a delle opere d'arte particolarissime, in grado di poter trasmetterci emozioni, veicolati dalla sua capacità di farci capire questa tela. Beh, questa capacità di poter vedere, intravedere, poi sparire e rivedere ancora. Ricordo durante la sua degenza delle opere dedicate a Venezia, ad esempio, avevano la magia di farci vedere una Venezia particolarissima, noi che magari la viviamo e siamo abituati a qualche giornata emozionante di quelle da nostre veneziane, in cui nella nebbia ci appaiono questi palazzi, quindi al di fuori dei momenti caratterizzati da una grande quantità di turisti, per una Venezia più intimista, abbiamo avuto la possibilità di poter vedere, intravedere, come dice Leonello, attraverso questa particolare forma pittorica che lui ha ideato. Può l'arte, in generale, anche perché abbiamo avuto anche della musica oggi, avere la capacità di curare alcuni aspetti della malattia? Decisamente sì. Prima di tutto viene la grande umanità che deve contraddistinguere il nostro lavoro. Stiamo vivendo un'epoca dove stiamo sbagliando molte cose. Stiamo cercando di dare delle risposte solamente tecnicistiche ai bisogni del malato. Il malato non ha bisogno solo di tecnologie le più raffinate, certamente ha bisogno di questo, ma ha bisogno soprattutto del medico che si prenda per mano il malato stesso, lo sappia aiutare, lo sappia confortare, lo sappia
aiutare in questo cammino di sofferenza. Dobbiamo tornare al concetto della compassione latina, quella che il medico deve avere queste grandi capacità umane per poter vivere insieme al malato questa condizione, non rimanerne fuori, rimanerne estraneo. L'arte è decisamente una delle forme massime di espressione dell'estro dell'individuo, è una delle capacità grandi di poter emozionare anche persone in un cammino di sofferenza che possono rendere la loro giornata diversa, farli avere una visione più di speranza nei confronti della guarigione, che è quella che noi sosteniamo con le parole ogni giorno, e per fortuna lo facciamo, perché, ripeto, non deve essere solamente pura tecnologia, ma deve essere anche una medicina intrisa di una grandissima umanità, quella che noi dobbiamo esprimere e dobbiamo fare.